curare le azalee. Le azalee sono un tipo di pianta legnosa che nel nostro paese fiorisce dagli inizi di gennaio-febbraio fino ad arrivare a maggio-giugno-luglio. È una pianta che ama moltissimo stare a mezz'ombra, non a sole pieno, e va innaffiata spessissimo. Anche ogni 2-3 giorni bagnata quando che è l'inverno e tutti i giorni quando che è estate. Esposizione, mi raccomando, all'ombra, non in pieno sole. Come prendersi cura dei ciclamini? I ciclamini è una pianta boschiva, una pianta che quindi ama l'umidità, è una pianta che da noi la troviamo da fine agosto, inizi settembre fino a maggio, è una pianta che ama essere umida nel terreno, avere un terreno abbastanza umido, e quindi il consiglio è innaffiarla tutti i giorni, poco, ma tutti i giorni. È una pianta che ovviamente a maggio si può recuperare il bulbo, che poi si può ripiantare a settembre. È una pianta invernale e quindi non la troveremo mai d'estate. Come curare le piante di Anthurium? Le piante di Anthurium sono delle piante che amano una temperatura costante di circa una ventina di gradi, una pianta che ama stare dentro casa e va innaffiata ogni 15-20 giorni. Le temperature esterne invernali, soprattutto in Italia, non sono amate dalla pianta, infatti tende a morire. Quindi il mio consiglio è, mi raccomando, tenete la pianta in casa e innaffiatela ogni 10-15 giorni. Mettetela in un posto con parecchia luce. Come curare le piante di rose? Le piante di rose sono piante che amano stare all'esterno ad una temperatura più o meno tra i 15 e i 23 gradi, vanno bagnate d'estate spesso, tenute sempre abbastanza umide, concimate il periodo primaverile, e d'inverno vanno tenute, se possibile, in un posto riparato con poca luce, perché aiutano così a prepararsi per la fioritura che avviene in determinate rose d'estate e altre rose tra novembre e gennaio. Curare le piante grasse. Curare le piante grasse non è una cosa difficile da fare, è una cosa semplicissima. L'importante è avere accortezza di innaffiarle quando è il periodo invernale, ogni 20-25 giorni. Invece, dal periodo che va da aprile a settembre, innaffiarla una volta a settimana. Esposizione pieno sole e quando è inverno, riparata quindi dal gelo e dall'acqua continua che ovviamente pervade nel nostro paese, che è l'Italia. Per altri consigli, iscriviti al canale, attiva la campanella e metti mi piace. Ciao!